Il primo tentativo è del Ravenna, pivotto a Pizzolla, conclusione che manca l'obiettivo. Sesto minuto, Soverino trova il corridoio giusto per Guidetti che fulmina Pardini, Spezia in vantaggio alla prima azione. Al 28esimo è Colombo a servire Guidetti, esce Pardini con il tempo giusto. Tre minuti dopo, pivotto a Pizzolla, incrocia bene Succi, tiro deviato. Insiste il Ravenna, Pizzolla va sul fondo e centra, Succi angola verso il secondo palo e pareggia, battuto Dazzi. Settima rete per il capitano giallorosso. 18esimo della ripresa, Camorani pesca Colombo in area, assist per Guidetti che sigla una doppietta. Bello il gol per pulizia e velocità dell'azione. Il Ravenna reagisce con Aloe che salta tre uomini ma non riesce a segnare. L'ultimo salvataggio è di Pecorari. 23esimo, punizione di Sciacaluga, testa ancora di Succi, traversa. Guidetti ancora pericoloso su un lungo lancio, incrocia il sinistro para Guidetti, para Pardini, scusate. Ancora Spezia, Eliakvu appena entrato impegna il portiere del Ravenna. 45esimo, deviazione vincente di Pivotto su corner per il pareggio finale. Risultato tutto sommato giusto, anche se i liguri già assaporavano la seconda vittoria consecutiva. Ancora una volta fatali i minuti finali. Non è servita nel Ravenna la sostituzione tra i pali del debuttante Pardini con Capecchi. Buona prova di carattere comunque dei romagnoli. Più ordinati gli ospiti, guidati da un ottimo Soverino. È tutto, linea allo studio. 5 e mezzo da Farolfi a Russo.